Il suo Taranto non è una big, almeno per il momento. Capuano non cerca alibi dopo la sconfitta contro la Casertana, che ha lasciato l'amaro in bocca soprattutto per l'atteggiamento, del tutto rinunciatario e a tratti remissivo, più che per il risultato in sé. Il tecnico si include tra i responsabili della prova. Io di solito difficilmente cambio durante il primo tempo, l'ho fatto proprio perché loro erano rimasti con una sola punta, si erano messi 4-4-1, quindi immediatamente però chi è entrato ha fatto malissimo, chi ha giocato ha fatto peggio e chi ha diretto dalla panchina ha fatto peggio di tutti. Bisogna essere onesti. Poi sottolinea che la realtà per il Taranto è questa, ma che nella sua squadra la voglia di lottare non deve mai mancare. Le aspettative, l'entusiasmo va bene, le aspettative alte sono diverse. Io questo mi sembra che sono sempre stato coerente, fermo restando che la partita è stata una partita al limite dell'indecenza e della vergogna. Almeno si poteva lottare, non ho visto nessun giocatore lottare su una palla. Infine, rimarca implicitamente quelli che sono gli obiettivi di rossoblù. Purtroppo quando si creano delle aspettative così alte, poi l'avevo detto in conferenza stampa che quando fai bene e poi fai male, noi abbiamo sempre detto, almeno io ho sempre detto, quali erano i nostri obiettivi.